Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Continuano purtroppo le brutte notizie riguardo alla riforma pensioni. Se ieri avevamo dato la bella notizia dell'inserimento di un DDL per quanto riguarda il probabile aumento delle pensioni di invalidità parziale, nelle scorse ore sono arrivate le parole del ministro dell'economia Daniele Franco, che ha smontato gli entusiasmi per quanto riguarda la riforma pensioni. Vediamo che cosa ha detto in questo video. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Nel documento di economia e finanza finale, che è comprensivo di allegati e varie tabelle, il ministro dell'economia Daniele Franco ha dedicato un passaggio anche alle pensioni, non dando però alcuna certezza. Franco si è limitato a spiegare che è necessario trovare soluzioni per il sistema pensionistico che consentano forme di flessibilità in uscita e un rafforzamento della previdenza complementare. Insomma, nulla di nuovo. Franco poi continua spiegando che l'attuale contingenza non deve farci distogliere l'attenzione dalle politiche strutturali già avviate nei settori strategici della transizione ecologica e digitale, della competitività del sistema economico, della sanità e del welfare, con particolare riguardo all'assetto del sistema pensionistico, per il quale, nel pieno rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici, della sostenibilità del debito e dell'impianto contributivo del sistema, occorrerà trovare soluzioni che consentano forme di flessibilità in uscita e un rafforzamento della previdenza complementare. Occorrerà altresì approfondire le prospettive pensionistiche delle giovani generazioni, ha concluso Franco. Tali parole non sono però piaciute ai sindacati, che le hanno definite addirittura tutto fumo e niente arrosto. Nelle scorse ore è intervenuto Domenico Proietti, segretario confederale della UIL, dicendo che i vaghi riferimenti in materia previdenziale sono una nota positiva solo se accompagnati da fatti concreti, ha detto Domenico Proietti. Voi cosa ne pensate? Come sempre fatecelo sapere qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.